tiro dentro le unghie. Allora il gatto spinge l'anatra, ma senza le unghie. L'anatra spinge la paperetta e la paperetta no. Allora vanno a chiamare un altro amico, arriva il cane spinge il gatto spinge l'anatra spinge la paperetta e la paperetta no. E allora vanno a chiamare un altro amico, arriva il tacchino e il tacchino spinge il cane. E il cane spinge il gatto, e il gatto spinge l'anatra spinge la paperetta, e la paperetta no. Se volete, e gli animali in acqua, e la paperetta no. Arriva il gatto. Che siete andati tutti in acqua? No! Tu, microbo, vai in acqua! No! Ti ho detto di entrare in acqua! No! Guarda, ti prendo una pentola e ti friggono il burro! No! Ti bollisco nell'acqua bollente! No! Ti prendo lo spiedo, ti infilzo e ti arrostisco! No! Ti mangio crudo nel panino! No! Ti faccio a pezzi! No! Ti distruggo, no. Ti atomizzo, non so cosa vuol dire, ma no! A quel punto il lupo non è più, spalanca la bocca, velocissimo per mangiare un boccone solo la paperetta, mentre lui velocemente apre la bocca, la paperetta piano piano con il becco e... il lupo parte per la lettera. Ma dopo 100 metri che va in su si ricorda che c'è la forza di gravità e torna. Si piatta per terra. In cerca di un pozzo di petrolio, ma a 10 metri trova una massa di granito compatto. Il lupo viene fuori altro così che quando va nel saltare. Il lupo cinese. Gli altri animali mogi escono dall'acqua e se ne vanno via in silenzio. La paperetta li guarda andare via. Guarda di nuovo l'acqua. Sì. E si butta in fiume. Perché è arrivato il sole. Ha scaldato l'acqua e adesso si può fare male. Mi piace questa storia. Vedete, l'avete ascoltata?